Io sono qua oggi con Jessica Pellegrino. Ciao Jessica. Ciao a tutte. È un piacere averti qui e come vi anticipavo abbiamo qua Jessica perché Jessica è una coach che si è diplomata anche con Luna, scuola di coaching per l'anima, e si occupa in particolar modo di immagine, autostima e crescita personale. Quindi l'abbiamo invitata qui per darci anche qualche spunto, no, sull'autostima, dato che purtroppo o no, l'autostima è un tema che tocca molti di noi e in particolar modo anche le donne. Già. Eh sì. Quindi Jessica, prima di cominciare ti va di raccontarci qualcosina su di te e come mai sei arrivata a occuparti di questi temi? Sì, guarda, in realtà appunto è una storia lunga che cercherò di abbreviare ovviamente. Io sono Jessica Pellegrino, sono una coach, come dicevi giustamente Tuan, e mi occupo di immagine e crescita personale. Il che cosa significa? Significa che mi occupo di donne, nello specifico, che desiderano innamorarsi della persona più importante dell'universo, ossia se stesse. E lo faccio un po' perché è diventata un po' la mia missione di vita, quindi il mio desidero è proprio quello di vedere noi donne apprezzarci e amarci un pochino di più così come siamo e non per come pensiamo di dover diventare. E questa cosa è fondamentale perché è un po' uno specchio della nostra vita, quindi quello che noi desideriamo per noi stesse diventa poi un riflesso di quello che si ripercuote nella nostra vita di tutti i giorni, nelle relazioni, nel lavoro, e anche per chi ha magari un'attività imprenditoriale soprattutto forse diventa proprio uno specchio di chi siamo e appunto di cosa vogliamo trasmettere agli altri. Quindi se abbiamo in chiaro un po' chi siamo e cosa vogliamo per noi stesse, siamo anche in grado poi di comunicarlo agli altri, e soprattutto è anche un modo per sentirci bene con noi stesse, perché quello che dico sempre è un po' che siamo il cuore pulsante, diciamo, della nostra vita, e di conseguenza se quel cuore batte forte riusciamo poi in qualche modo a vivere meglio, no? Quindi a vivere anche a pieno, con il massimo dell'energia, la nostra vita, e parte tutto un po' dall'amore di sé, quindi da come ci amiamo e da quanto siamo in grado di essere consapevoli del nostro valore, e quindi da qua nasce un po' il mio valore. Io aiuto le persone a fare tutto questo. Perfetto, bellissimo. E qua hai già menzionato un po' il discorso di riportare il focus all'interno, quindi non tanto riferirsi a quello che gli altri si aspettano o vogliono da noi, quanto che cosa noi vogliamo, chi siamo, che cosa vogliamo trasmettere. Esatto. Allora, rimanendo su questo, ci racconti meglio per te che cos'è l'autostima? Sì, allora innanzitutto è un po' il fulcro del mio lavoro ovviamente, perché quando si parla di amore di sé è innegabile che l'autostima gioca un ruolo fondamentale, proprio perché togliendo, diciamo, il termine tecnico dell'autostima, per me significa proprio amare se stesse, inteso come abbracciare appieno chi siamo e il nostro valore, le nostre risorse, la nostra forza interiore, esteriore, insomma tutto ciò che riguarda noi stesse, tutto il pacchetto completo. E qua si parla anche di accettazione, perché quando parlo di autostima io generalmente proprio affronto anche molto la tematica dell'accettazione, che non è intesa come rassegnazione, ma proprio, come dicevo prima, come abbracciare ogni parte di noi così com'è, perché è da lì che nasce un po', secondo me, tutto lo schema dell'autostima, perché se noi andiamo a distinguere, a consapevolizzare che chi siamo ha comunque già un valore, a prescindere dal miglioramento che vogliamo fare per noi stesse, quindi se vogliamo rimodellare il fisico, vogliamo avere dei capelli più belli, o quindi avere un sacco di accorgimenti che possiamo avere a lato esteriore, ma anche interiore se vogliamo, riusciamo a prenderci cura con maggiore efficacia di noi stesse, e tutto ciò parte appunto dall'autostima. Per me l'autostima è proprio questo, è l'essere in grado di amarci e di avere sempre quell'energia e quella motivazione per dire ok, adesso ci sono io, questo è il mio paletto, questa è la mia priorità, perché esistiamo anche noi come priorità, e tutto ciò avviene solo se io ho stima di me stessa e quindi do valore a chi sono, perché se non do valore è normale che non sarò mai una priorità. È un po' come parlare di, come posso dire, di valore inteso anche come essere preziose, no? Se noi ci riteniamo comunque preziose, che cosa facciamo quando abbiamo qualcosa di prezioso tra le mani? Ce ne prendiamo cura, quindi diamo tutte quelle attenzioni affinché quella cosa preziosa ai nostri occhi continua ad avere valore. E allo stesso modo dobbiamo fare con noi stesse, perché noi siamo preziose e con questo stimolo siamo in grado proprio di fare anche quella piccola cosa che non ha una richiesta specifica, non ha un secondo fine. Quindi io dico spesso che dobbiamo prenderci cura di noi stesse senza chiedere nulla in cambio al nostro corpo, proprio per questo, perché proprio quella cura ha quel valore che già esiste. Poi tutto ciò che consegue dopo, come può essere, non so, decido di mangiare bene e quindi come conseguenza posso magari dimagrire, ben venga, ma il dimagrimento è una conseguenza, non è lo scopo principale con cui io compio quell'azione. E se poi non raggiungo il risultato, cosa accade? Accade che io mollo tutto, quindi automaticamente decido di non prendermi cura più di me stessa, perché tanto il mio ideale di portare una taglia 42, ad esempio, non l'ho soddisfatto e quindi non ne vale la pena. E invece no, ne vale la pena proprio perché siamo noi l'oggetto di quella cura. E di conseguenza tutto ciò che riguarda la circostanza esterna, come può essere appunto il peso, come può essere magari un particolare del nostro aspetto che non ci piace, possono magari portarci in qualche modo a farci desistere dal dire ok, non mi prendo più cura di me, no dai faccio quest'altra cosa, lavoro, mi occupo della casa, della famiglia, dei figli, degli amici. Però in realtà tutto ciò porta a un'ulteriore trascuratezza di noi, che non è che si deve per forza riflettere nell'aspetto esteriore, ma è proprio una trascuratezza che sentiamo anche dentro e che ci rende poi incapaci di sentirci a nostro agio e sicure di noi nelle varie situazioni. Mm-hmm. Sì, infatti parlavi proprio di prendersi cura, amarsi e accettarsi. Sì. E credo che in questo termine, no, nell'accettazione, ci sia anche il senso di mi accetto anche se non sono esattamente come vorrei. Nel senso che a livello di apparenza fisica in questo caso, vorrei essere la taglia 42 ma non lo sono o non lo sono ancora. Riesco ad accettarmi così come sono adesso nel viaggio per arrivare laddove voglio essere. Esatto, sì, e infatti è un tema molto complesso da sviscerare, perché se noi andiamo a vedere un po' anche gli aneddoti singoli, molto spesso arrivano magari ad esempio da me delle clienti che, così come è successo a me in passato, magari decidevo di perdere peso, perché se perderò peso allora sì che mi vedrò bella, allora sì che mi sentirò sicura di me. Ma poi siamo sicuri che è davvero così? Cioè io lo racconto spesso e tu lo sai, no? Io in passato ho avuto problemi comunque legati al peso e tuttora in realtà li ho, però mi sono trovata dall'essere in forte sovrappeso al portare una taglia 40-42 e comunque a non accettarmi. Quindi nonostante la vita mi ha portato a raggiungere quell'obiettivo estetico che per me era il massimo che avrebbe potuto portarmi quella sicurezza che cercavo, poi fondamentalmente non era così, continuavo a nascondermi. E quindi per quello che dico, le circostanze esterne noi non le possiamo cambiare, noi abbiamo un potere nostro, e questo lo dici spesso anche tu, perché voglio dire, l'ho imparato anche da te questo aspetto. E se noi pronto partiamo da noi stesse, dal nostro interno, e capiamo che abbiamo delle risorse, che quelle possono portarci valore nella nostra vita, allora tutte quelle conseguenze, come può essere la perdita di peso, come può essere il naso che non ci piace, oppure le gambe che le vorremmo diversamente, o vorremmo essere più alte, più basse, tutto ciò diventa ininfluente, perché ci sono delle cose che possiamo cambiare, delle altre che non possiamo farlo. E quindi se noi già accettiamo questa parte, automaticamente guardiamo una prospettiva diversa, che magari gli altri già vedono come valore di noi, no? Quindi magari, non so, io posso guardare una ragazza alta e dire caspita com'è alta, wow, fantastico, però poi magari mi vedo bassa ma non la sento un'esigenza diventare più alta, perché comunque mi accetto così come sono. E allo stesso modo succede con il peso, con il naso e quant'altro, però non deve essere una giustificazione per mollare, per dire non mi prendo più cura di me. Ok, perfetto. Intanto saluto Caterina, è vero che ci sta. Ciao! Ciao Caterina, anche le altre se ci siete battete un colpo, fateci ciao. Ah sì, infatti ci sono altri commenti che non avevo visto, c'è anche Annarita e c'è anche Diana. Ciao ragazze! Ciao ragazze! Domande per Jessica fatecele pure in chat, così alla fine rispondiamo anche a queste. Ottimo Jessica, quindi abbiamo capito meglio che cos'è l'autostima e appunto l'importanza anche, no, di coltivarla a prescindere da quella che è la situazione attuale. E come mai secondo te per così tante donne, ma anche uomini in realtà, così tante persone, è difficile avere un'autostima, non dico per forza elevata, ma così come la vorrebbero? Guarda, io penso che sia proprio l'aspetto legato all'azione, quindi al fare. Noi spesso agiamo per paura e non con l'intenzione, e qua mi spiego un po' meglio. Noi generalmente, appunto, se portiamo gli esempi che ho appena menzionato, andiamo proprio a vedere un aspetto di guardare un po' quello che c'è in giro, quindi quella che si definisce la circostanza esterna. Io vado a vedere quello che c'è nella società e vedo che magari i miei canoni estetici non corrispondono a quelli che funzionano oggi, quindi se io guardo una modella di turno vedo che è perfetta, che ha una pelle perfetta, che è super tonica, che è alta, che è formosa, cioè che è super magra, ha un punto vita molto segnato, e poi magari guardo me stessa allo specchio e dico non è proprio così, il mio canone estetico è diverso dal suo. E quindi io posso fare una scelta, posso scegliere di giudicarmi per questo e quindi rimanere in quella condizione dove la vita mi accade e non posso fare nulla, oppure posso scegliere di dire ok, ma che cosa posso fare io per stare bene con me stessa? A prescindere dal fatto che non diventerò mai alta 1,80 m, cioè questo è chiaro perché da 1,58 m credetemi che 1,80 m non ci diventerò mai, neanche coi tacchi più alti. Quindi comunque sia, devo comunque capire che non devo rassegnarmi semplicemente, ma ci saranno altre cose di me che funzionano, altre cose di me che magari mi piacciono, posso magari puntare allo sguardo, posso puntare ad altri aspetti che mi piacciono e mi prendo cura di quello che io ho. Quindi se io ho quella fisicità che non corrisponde a quella che io vedo dal di fuori, semplicemente io guardo quello che ho e quindi lavoro su quello, perché la cosa preziosa che io ho, l'altra persona non ce l'ha. Può essere la persona più bella dell'universo, ma non avrà quello che ho io. E quindi io comincio a lavorare su me stessa e comincio a capire come voglio sentirmi, in che modo voglio che il mio corpo reagisca al mondo. Quindi voglio che sia più agile, voglio che sia più performante. Adesso sto utilizzando magari delle metafore più legate anche all'allenamento fisico. Allora farò quello, ma non è detto che io debba per forza fare qualcosa. O anche quando io ho iniziato come consulente di immagine, magari spesso io per prima mi sono rivolta a un professionista che mi aiutasse a valorizzare il mio aspetto esteriore, però nel momento in cui io ho realizzato di poter valorizzare quell'aspetto esteriore, c'era comunque qualcosa dentro che mi bloccava perché non avevo ascoltato davvero me stessa. Ed è qui che parte il ragionamento legato all'intenzione, perché io devo capire ed essere consapevole qual è la mia intenzione, ed è da lì che posso poi dire ok, posso agire in questo modo, ma non agirò più per paura, ma agirò per amore di me stessa, per l'appunto. Fantastico. Quindi qua hai già menzionato uno dei metodi poco efficaci, no, per lavorare sull'autostima, che è quello di appunto portare l'attenzione all'esterno e voler migliorare solamente l'aspetto esteriore. No? Sì. Quali altri metodi poco efficaci conosci? Ma allora sicuramente anche quello legato appunto al giudizio. Quindi generalmente appunto noi ci giudichiamo perché partiamo in qualche modo dagli stereotipi comunque che vediamo fuori, e di conseguenza noi partiamo dal giudizio che già quello che abbiamo è sbagliato. Quindi quello che non funziona in questo caso per lavorare sulla propria autostima è partire da un giudizio che sia positivo o negativo, ma è già di per sé comunque sia un passo falso, se vogliamo, da fare. Proprio perché se noi appunto cominciamo ad avere quell'opinione, quella convinzione, automaticamente difficilmente ci andiamo a spostare da lì. Mentre invece se io scelgo di guardare ad altre risorse a cui posso accedere, già la mia autostima comincia a migliorare, perché io devo sentirmi sicura di me in qualunque contesto, davanti a una videocamera oppure appunto davanti a un potenziale cliente, davanti ad amici, parenti e familiari, nel lavoro eccetera. Quindi quando partiamo dal giudizio sicuramente è un altro aspetto che non si dovrebbe, diciamo, attuare, mettere comunque in pratica per migliorare la propria autostima, perché di conseguenza andiamo in qualche modo a a farla declinare da una parte che non vorremmo, ecco. Ok, vediamo allora qualche spunto per lavorare correttamente sulla propria immagine, sulla propria autostima. Che cosa puoi suggerire a chi ci sta seguendo? Ma sicuramente penso che bisogna cominciare un po' per gradi. Come dicevamo prima, l'aspetto magari legato al sentire è sicuramente la parte, diciamo, più bella, se vogliamo, da poter esplorare di noi stesse, perché non ci concediamo sempre di poterci ascoltare. E infatti io mi rendo conto che in passato una cosa che io facevo era proprio quella di fare senza tener conto, diciamo, di tutti quegli aspetti che poi sono legati a un sentire e anche un capire che cosa voglio per me. Cioè, partiamo dal presupposto che la relazione più lunga nella nostra vita che noi possiamo avere è quella con noi stesse, quindi in questo caso è un po' come avere una sorta di matrimonio, voluto o non voluto c'è, esiste, e noi possiamo scegliere, perché in questo caso le parti in causa siamo solamente noi, quindi noi abbiamo potere di azione, possiamo scegliere se vivere una storia d'amore epica oppure vivere una storia d'amore ma un po' così, insomma, giusto perché funziona, giusto perché esiste, insomma, non possiamo fare altrimenti, allora è lì. Quindi questa scelta già ci permette comunque sia di capire che abbiamo la possibilità di fare qualcosa per noi, e quindi partire dal sentire possiamo, ad esempio, un consiglio che io do sempre alle persone che mi seguono è quello di cominciare a poco, quindi anche solamente 15 minuti al giorno, dedicarsi a quello che ci piace di più fare, qualcosa che sia solo per noi però, che non riguardi mai qualcun altro, e quindi ne possiamo scegliere di, in base a come ci sentiamo in quella giornata, capire di che cosa abbiamo bisogno e decidere poi di fare meditazione, dedicarci alla beauty routine oppure leggerci un buon libro, insomma possiamo scegliere veramente qualunque cosa. E tutto ciò alla fine secondo me ha un impatto molto forte, perché a lungo andare alla fine nella nostra mente quei 15 minuti sono veramente pochi nell'arco di una giornata, quindi anche, diciamo, nella quotidianità più impegnativa tendenzialmente 15 minuti riusciamo ancora a dedicarli a noi stesse, però sceglierli con intenzione e soprattutto sentendo qual è la necessità di quel momento, e quei 15 minuti possono fare veramente la differenza, perché creano un precedente, cioè creano appunto quel precedente per l'appunto che ci permette di dire però l'ho già fatto, sono già riuscita a prendermi cura di me per 15 minuti al giorno, quindi se posso fare 15 minuti sarò anche più legittimata nel dire sabato mi prendo un'ora per me e vado a farmi un aperitivo con l'amica, oppure dire sabato, sempre sabato perché parliamo di weekend ormai, però appunto dire quel giorno mi dedico quell'ora, oppure mi dedico una giornata solo per me, imparo a dir di no, cioè quindi diventa un lavoro sull'autostima che non ce ne rendiamo conto, ma va a consolidare un cambiamento che mette dei paletti, se vogliamo, e soprattutto dà valore a tutto ciò che sono le nostre risorse e le nostre necessità. Quindi questo piccolo esercizio dei 15 minuti sembra banalissimo, però in realtà se con intenzione lo facciamo è assolutamente fondamentale, ecco, e soprattutto di grande impatto. E una cosa che consiglio di fare per consolidare questa abitudine è di non giudicarsi se capita una giornata no, dove non lo facciamo. Andiamo piuttosto ad esplorare il perché non abbiamo trovato quei 15 minuti, e spesso ci raccontiamo anche tante storie su questo, non ho avuto tempo, ho avuto, non so, altre cose da fare, mi ha chiamato quella persona, era una cosa urgente, è stata all'improvviso, quindi non sono riuscita, insomma, sono tantissime scuse che ci possono magari mettere un po' in stand-by quella cosa, e però appunto andare a almeno con noi stesse ad essere oneste e dire ok, però forse avrei potuto farlo comunque, e però dirlo senza giudizio, quindi va bene, può capitare il giorno che succede questo, però avere la motivazione di dire ok, continuo, cioè lo farò ancora, mi ripropongo di continuare perché io valgo, io sono preziosa e devo prendermi cura di questa cosa preziosa che ho e che sono. Sì, quindi proprio iniziare creando un'abitudine, no? Per se stesse, con anche solo 15 minuti al giorno, dove finalmente mi posso dedicare completamente a me. Quindi oltre a quelli che sono i bisogni degli altri, le aspettative, le richieste delle altre persone, dimmi no, questo è il mio momento sacro, lo dedico a me stessa e in questi 15 minuti faccio quello che mi va di fare, non è che per forza devo obbligarmi, perché allora devo fare la routine, devo fare la meditazione, devo fare gli studi, devo fare il giorno, poi diventa ancora un dovere. Esatto. Diamoci questo tempo per noi stesse e poi pian piano, come dici te, non si crea un precedente e in realtà la nostra mente si abitua, no? Cioè diventa appunto un'abitudine, quindi diventa più facile anche volere allungare pian piano quel tempo fino ad arrivare a dire ok, magari questo weekend, questo pomeriggio, questa sera qualcuno mi chiede qualcosa, però io in quel momento sento che non ho voglia, non ho piacere, no, o semplicemente voglio dedicarlo a me stessa, dico di no perché me lo dedico a me. Ecco, non è che deve esserci sempre, ad esempio, un motivo più grande, esatto, per cui non posso dire di no agli altri. Posso benissimo dire di no e come spiegazione mia perché mi dedico a me stessa. Esatto, sì, non ci deve essere la giustificazione, semplicemente è così, perché comunque non c'è bisogno di dire non ho potuto perché ho avuto un'altra cosa più urgente, no, la cosa già urgente siamo noi, quindi va benissimo, se io in quel momento non mi sento di farlo non lo faccio. E infatti tutto questo, secondo me, anche mettendo in pratica questo piccolo esercizio, può permetterci in qualche modo di andare a sondare meglio quelle che sono le nostre abitudini e a porre l'attenzione su quello che, tra virgolette, è il problema. Cioè il fatto che io non abbia mai tempo per me, insomma, diventa un po' un problema a un certo punto, perché finché continuiamo e riusciamo a reggere va benissimo, però poi nel momento in cui qualcosa si spezza dentro di noi e ci rendiamo conto che, insomma, cominciano a esserci problemi, di stress, o comunque anche il fisico ne risente tanto, allora è lì che accade quel punto di rottura dove dici no, ok, basta. Però anziché mollare tutto e mollare tutti soprattutto, puoi farlo prima ed evitare di arrivare a questo punto. E quindi lì si crea anche un po' un esercizio, se vogliamo, di consapevolezza, dove magari possiamo annotarci le cose che sono cambiate, iniziando a mettere in pratica quelle piccole attività che ci fanno bene ogni giorno, e anche lì diventa sempre un motore che rimane in funzione, proprio perché ci rendiamo conto che sta andando bene, ci sono dei benefici che traiamo da queste piccole attività che facciamo, che non devono avere appunto uno scopo. Infatti qui non abbiamo parlato di parlare di obiettivi, io ho l'obiettivo di appunto perdere peso, di fare quella cosa e quindi faccio quelle azioni per arrivare lì, no, non è assolutamente questo, è proprio un sentire, imparare ad ascoltarci. Beh, bellissimo. Guarda, c'è Giuliana che dice grazie Jessica, molti consigli li sto mettendo in atto ed è bellissimo darmi il permesso di prendermi del tempo per me, perché me lo merito. Grazie Giuliana, sono molto contenta. No, ma tra l'altro infatti è fondamentale, è un aspetto che una volta messo in pratica diventa poi super motivante, quindi bravissima. Ottimo, bene, quindi ragazzi, se avete qualche domanda fatecela pure in chat. Intanto chiedo a Jessica di raccontarci dove possiamo trovare maggiori informazioni su di te e che tipo di servizi offri anche. Sì, allora io appunto parlando dei 15 minuti famosi ho creato una membership che si chiama Strong, appunto, giusto per parlare della nostra forza in quanto donne, ed è appunto dedicata a questo tipo di processo, questo tipo di attività, dove ci sono un sacco di professioniste, siamo in 16 e ognuna di noi ha una professionalità diversa e all'interno appunto ci sono varie attività che si possono fare e sono tutte attività che dedicano 15 minuti al giorno, quindi non più di 15 minuti, proprio perché possiamo appunto darci il permesso di acquisire qualcosa di nuovo e fare qualcosa per noi stesse ogni giorno, senza dover appunto demandare ad altri momenti quando avremo più tempo. E questo sicuramente è un po' il progetto più grande che al momento c'è in essere. E poi comunque io mi occupo appunto di percorsi di crescita personale attraverso il coaching, e quindi lavoriamo su tutte queste tematiche attraverso i percorsi che faccio individualmente con le mie clienti. E per chi volesse appunto anche imparare un po' a conoscermi, a capire un po' in che modo faccio il mio lavoro, metto a disposizione sul mio sito jessicapellegrino.com anche dei contenuti gratuiti, come appunto un piccolo corso di 5 giorni che si chiama appunto Risveglia la tua forza e che va un po' a toccare delle tematiche che sono sono legate all'autostima e alla cura di sé, quindi diamo un po' valore a questo aspetto della nostra vita e impariamo a darci delle priorità. Perfetto, quindi aggiungeremo il link qua sotto. Adesso guardo un po' su Facebook se c'è qualche domanda, perché ormai purtroppo arriva sempre un po' in ritardo. Sì. Quindi aspetta che guardo. Poi ovviamente se volete seguirmi su Instagram mi trovate come Jessica Pellegrino, quindi è molto facile, con 2 underscore finali, perché il mio nome è molto gettonato. Quindi con un underscore c'era già. Esatto, c'era in tutti i modi, quindi per forza doveva essere così. Bene, bene. Ok, perfetto, mi sembra che qua siamo a posto, se poi arrivano altre domande comunque ragazzi potete anche porle all'interno del gruppo. Sì, assolutamente. Quindi grazie Jessica per essere stata qua con noi, grazie mille per tutti gli spunti e le condivisioni che hai portato, e con voi appuntamento a settimana prossima per una nuova puntata del Shine Live. Grazie a tutte. Un bacio, ciao ragazze. Ciao ragazze, ciao ciao. Grazie Jessica, ciao ciao.